Ben ritrovati con Azzurra Sport, oggi in apertura abbiamo il volley perché la Igor domani scende in campo per gara 1 della semifinale playoff contro la Pomì, sentiamo allora. Un altro capitolo della storia infinita tra Igor Novara e Pomì Casalmaggiore. Infatti la semifinale mette di fronte le eterne avversarie e chissà che questa volta non possa finalmente esultare la società di Patron Leonardi. Si comincia domani sera al Pala Igor alle 20:30 per gara 1, gara 2 invece il programma il 28 di aprile al Pala Rally, la gara 3, la bella, sarebbe invece in programma sempre a Cremona sabato 29 aprile ad appena 24 ore di distanza da gara 2. A questo punto, spiega l'opposto croato Katarin Barun Susner, grande protagonista della stagione novarese, gli avversari che troviamo dall'altra parte della rete non fanno più differenza. È un campionato equilibratissimo e di alto livello, lo hanno dimostrato i quarti di finale decisi tutti in gara 3 e lo abbiamo vissuto anche noi in prima persona nello scontro con Scandicci. Casalmaggiore è una grande squadra ed è difficile da affrontare sia per l'abitudine a vincere sia perché i problemi fisici di alcune nostre giocatrici aumentano le variabili in gioco. Non è facile prevedere chi giocherà e dovremo adattarci talvolta anche in corsa a eventuali cambi o aggiustamenti da parte loro. All'appuntamento la Igor arriva forte della rimonta compiuta nei quarti. La sfida con Scandicci ha messo in mostra tante delle nostre qualità e ci ha consentito di prendere fiducia ulteriore nei nostri mezzi. Credo che la capacità di reagire alla sconfitta in gara 1, vincendone due di fila in 24 ore, sia stato un punto importante da cui ripartire. La prima in casa in semifinale sarà molto importante, se dovessimo ottenere un risultato positivo, continua la Barun, sposteremo tutta la pressione sulle nostre avversarie. In ogni caso stiamo lavorando tanto per preparare al meglio questa serie. Siamo tra le quattro migliori d'Italia e ora il sogno di tutte noi è quello di riuscire a compiere un ulteriore passo in avanti. Non sarà facile certamente, ma arrivate qui abbiamo il dovere di provarci e le potenzialità per riuscirci. Ovviamente atteso il grandissimo pubblico al Pala Igor, più di 3.500 sulle tribune a tifare per le ragazze di Marco Fenoglio. Ed ora invece parliamo di basket, un'altra bella vittoria per i ragazzi del tennis Verbania in Serie C nella campagna di Piorino tra Torino ed Asti, in casa l'appoggio Agrisport, super prestazione vittoria 5-1, la parte del Leone l'hanno fatta Federico Negrello in singolare con una bella vittoria sul pari classifica, Carriere ed il doppio di Jacopo Sada e Nicolo Clavico sempre contro Carriere e Stoissa di Matteo Cento. E Jacopo Sada in singolare di Loris Tone e Matteo Galli in doppio le altre vittorie. Prossimo match domenica contro l'Area Tennis Academy di Torino, in caso di successo piazzamento al secondo posto nel girone e quindi qualificazione al tabellone finale. Ora invece andiamo alla basket, le parole di coach Fioravanti dopo la retrocessione della Vinaville Cipier in Serie C. Adesso forse lo sport dà e lo sport toglie. Un anno fa avevate festeggiato a supplementare, questa sera piangete a supplementare. Sì, allora, innanzitutto è difficile trovare le parole perché comunque l'amarezza di questo momento è tanta. Moralmente noi la partita l'avevamo vinta perché a 10 secondi alla fine più 3... La voglio rivedere 100 volte quell'azione di, su cui è stato fischiato la bomba, il fallo sul rugolo. Quindi poi mi dicono il canestro allo scadere non era buono, ma sai, giocare senza cronometro una partita così è difficile, anche perché presi un po' dall'impeto, cioè, quanto manca, cioè, magari ti concentri di più sul tempo che sulle cose che c'è da fare in campo. Sicuramente non dovevamo trovarci all'ultima giornata in questa situazione, che però è stata figlia di tutti questi eventi negativi che abbiamo avuto quest'anno a livello di infortuni. Ciliegina sulla torta stasera, Tucci si è fatto male il secondo quarto, ha provato ad entrare ma non era più in grado di giocare, quindi c'è tanta amarezza, dispiace perché
Dispiace per i ragazzi, dispiace per i tifosi che comunque ci hanno applaudito a fine partita, e questo è segno che comunque qualcosa abbiamo lasciato di emotivo. Dispiace per la società, perché comunque ha fatto degli sforzi notevoli per fare questo campionato. Ritrovarsi a perdere 1 dopo un supplementare con la partita a mano alla fine dei 40 e con quel fischio là a dubbio lascia un po' d'amaro in bocca, però purtroppo lo sport è questo, come hai detto te, dai e togli, e stasera ci ha tolto, purtroppo ci ha tolto una situazione importante, perché noi obiettivamente da quando eravamo tornati al completo eravamo una squadra che sicuramente non da ultimo posto, retrocede a 20 punti che non sia mai successo nella storia, e quindi niente. Ora invece parliamo di bocce con i risultati dei regionali della Raffa. Si sono svolte sabato a Borgomanero, sia di mattina che di pomeriggio, alla presenza delle autorità boccistiche torinesi, esordio per il nuovo vicepresidente regionale Giorgio Niero, le gare di selezione per i campionati italiani di Raffa, che quest'anno si svolgeranno nel Milanese, con base finale a Lainate. Si trattava di attribuire i titoli di campione regionale, che sono andati a Terna di B, Dario Mazzolini, Ugo Iossi, Mauro Aralossi, Possaccio. Terna di C, Roberto Morandi, Tarcisio Tosi, Alberto Bellora, Possaccio. Coppia di A, Valerio Colombo, Pierlauro Angelini, Possaccio. Coppia di B, Cristian Nottoli, Battista Bonetti, Oleggese. Coppia di C, Pier Giorgio Trisconi, Valentino Covini, Ampi Crusinallo. Individuali di B, Roberto Alberganti, Ampi Crusinallo. Individuali di C, Vincenzo Chinotto, Alessandria. Donne, categoria C, Lucia Corona, Borgomanero. Gli individualisti di A che andranno agli italiani saranno invece Mario Bacchetta e Renato Biancotto del Possaccio, Cristian Menolotto, Oleggese. Tra le donne garantita anche la presenza di Claudia Lomazzi, Possaccio per la C, e Natalia Combi, Susellese, per la B. Ed ora con Daniele Piovela scopriamo ospiti e contenuti di Dilettanti per Dire, come sempre in onda lunedì alle 20.35 e poi martedì le repliche. Nuovo appuntamento come tutti i lunedì con Dilettanti per Dire, andiamo a vedere chi sono gli ospiti di questa puntata. Non potevamo non celebrare la promozione dell'Interfarmaci in promozione, il terzo salto di categoria in 4 anni, con noi il direttore generale della società Fausto Fenoglietti. Ciao Fausto. Ciao. Comunque è stata una domenica di festa. Sì, una domenica di festa, arrivata al momento giusto, la prima occasione per fare i punti che ci mancavano per vincere il campionato, non l'abbiamo persa e quindi tutto bene. Allora, eravate la grande favorita, quanto è stato difficile però vincere questo campionato? Beh, difficile sempre, perché non è mai facile vincere, anche e soprattutto quando sei favoriti. Con una banda di giovani, perché qui è una squadra di giovani costruita così in sana pianta all'ultimo momento, chiaramente giovani di qualità, avevano bisogno giustamente di avere anche un condottiero giusto, una società che li portasse a vincere questo campionato. I risultati si sono visti, la paura era quella che essendo una squadra giovane potesse rischiare di non vincerlo, invece però è una scommessa che abbiamo vinto. Insieme a Fausto, Andrea Calderoni, ciao Andrea. Buonasera a tutti, ciao Daniele. Allora, in Serie D una bella domenica, il Gozzano che torna sugli aree playoff, il Verbagna che in questo momento è sest'ultimo. Il Gozzano adesso ha in mano il suo destino per il futuro, per partecipare ai playoff. Domenica ci sarà un super big match, forse uno dei più belli, e credo che chiunque abbia un po' la passione deve fare la colma d'Arola e andare a vedere il Borgosesia contro il Cuneo. Puoi anche fare la Cremosina. O anche la Cremosina, va bene. Diamo tutti gli itinerari possibili, grande partita, prima contro seconda, con il Borgosesia imbattuto in casa, che tenterà questo colpo finale, un ultimo botto d'artificio. Parleremo anche di eccellenza, di promozione e ovviamente di prima categoria, dunque non perdetevi l'appuntamento con Dilettanti per Dire. Grazie Daniele, io mi fermo qui, vi ricordo però che tutti gli aggiornamenti sono disponibili sul nostro sito tuttonotizie.info, poi ci sono i social, io mi fermo qui, cedo la linea alla regia e a voi tutti buon proseguimento.